Buongiorno a tutti, siamo qui per la presentazione di un grande giocatore. Credo che non bisogna nessuna delle due presentazioni perché sono conosciuto due giocatori italiani e che Santon e anche Antonio Mirante hanno stato voluto per me tanti tempo fa e oggi abbiamo la fortuna di che sono qui, per questo siamo contenti. Adesso siamo pronti per rispondere a tutte le domande. Può portare un portiere d'esperienza come Mirante alla Roma? Penso che tanto, no? Lui ha fatto un percorso benissimo nel calcio italiano e noi cerchiamo con lui un portiere che trasmetta fiducia anche alla sua qualità. Per questo siamo contenti e anche convinti che abbiamo fatto una bella scelta. Una domanda per il direttore, invece, da un calciatore che, appunto, Santon, ha più di 100 presenze in Serie A e più di 80 in Premier League, che contributo si aspetta? Penso che, l'ha detto lui, no? Io ho sempre un pensiero nella mia forma di lavorare, no? E io credo che il giocatore non dimentica mai di giocare al calcio. A volte è la persona che non trova il posto che bisogna per uscire fuori quello che ha dentro. E penso che a volte è buono un cambio per trovare di nuovo a questo calciatore. Sono convinto che un giocatore che ha fatto questa presenza, che ha fatto anche il triplete, no? Credo che qui abbiamo tanti che l'abbiamo fatto, sono convinto che ritomerà la sua strada giusta e per questo, come ho detto prima, sono contento. No? Le volevo chiedere se ha letto questa mattina un'intervista molto interessante di Walter Sabatini sul Corriere dello Sport, in cui su Alisson dice andrà al Chelsea per 70 milioni, secondo lui. Se l'ha sorpresa questa cosa e eventualmente se dall'ultima volta che ci eravamo visti se si è inserito anche il Liverpool. Ho letto l'intervista perché ho la costume di leggere tutto. No, scherzando un po', scherzando. Come lui lo ha portato, forse lui sa più che io di quello che dicta il mercato. No, no. Il calcio, tutti sappiamo i movimenti che fanno gli altri club, ma a volte la informazione che va in giro non è quella che veramente esiste, no? Non c'è nessun cambio su Alisson, non c'è. Io immagino che tutte le squadre che stanno uscendo alla stampa stanno cercando dei portieri e lui è un portiere forte, ma dopo di questo più non posso dire di più. Ritornando a quello che ha detto Walter, evidentemente scherzo, ho un rispetto tan grande per lui e per quello che ha fatto e anche per la sua romanità, no? Magari qualche giorno arrivo io a questa voglia per amare a questa società. L'ultima volta ha descritto la trattativa con Florenzi abbastanza complicata. Negli ultimi giorni le cose sono migliorate o siamo sempre allo stesso punto? È vero che i contatti con Alessandro Lucci, con il suo procuratore, sono più frequenti e anche io sono un po' più fiducioso che la ultima volta, ma ancora manca qualcosa e come io sempre ho detto, fino alla fine si può dire che una trattativa è chiusa, ma può dire che se la settimana scorsa era un meno fiducioso, oggi sono
più fiducioso, ma manca ancora che lavorare, ma i contatti sono più frequenti. Cioè, direttore, volevo chiedere, nella ricerca, no, dell'esterno alto a destra, se è quella poi la casellina anche che state cercando, Berardi potrebbe essere una possibilità, un'opportunità, o non è nella sua testa? Guarda, noi abbiamo oggi Genghis, Kleiber, De Frel, Perotti, Sharawi, Antonucci anche, Patrick lo può fare là. Penso che la Roma, c'è qualcosa in questa posizione, no? Credo. E per questo penso che una volta dobbiamo valutizzare quello che abbiamo e parlare di meno di quello che potrebbe arrivare, no? Io, se devo rimanere così, sono contento, sono molto contento. Ma, come ho detto altre volte, sempre guardando il mercato, sempre guardando quell'opportunità che il mercato, del mercato potrebbe uscire, fino alla fine, perché la Roma merita farlo così. Ma non possiamo dimenticare che abbiamo dei calciatori forti, fortissimo. L'altra volta tu, Alison, ha detto c'è un tempo per tutto. Questo vale ovviamente sia quando si devono vendere i giocatori sia quando si devono acquistare. Ho l'impressione che Ziyech, che è un giocatore che vi è sempre piaciuto, credo che ci siano in questo momento altre trattative che lo riguardano, e forse si può pensare che la Roma abbia, diciamo così, mollato la presa. Non so se può essere il termine giusto, ma comunque era un giocatore che poteva essere un obiettivo fino a un po' di tempo fa, oggi sembra andare verso altre destinazioni. In questo senso è cambiato qualcosa? Cioè, voglio dire, il lavoro che avete fatto, il ritiro, già le chiacchiere con Di Francesco, vi hanno convinto a pensare che si può rimanere anche così nel centrocampo, e quindi per esempio né Florenzi, né Pellegrini, né Strootman andranno via? Daniele, penso che il stesso messaggio che ho detto Andrea te lo posso dire a te. Cioric, Cristante, Lorenzo, Strootman, Brian, può continuare. Siamo Saniolo, tanti, no? Pastore, siamo 9 interno. 9-10 fino ad oggi. Io veramente sono non contento di più di quello che abbiamo oggi, no? Penso che anche Eusebio, no? Noi non parliamo in questo ruolo solo di capire chi è più forte di quello che abbiamo, chi è più pronto, no? Ma noi guardiamo oggi a quello che abbiamo qui alla Rosa. Posto che non ci sono state richieste ufficiali per Alison, però tu hai detto c'è un tempo per tutto, per cui la Roma, diciamo, ha ipotizzato una deadline oltre la quale non tratterà più Alison. Se puoi parlare di questo, e se nell'eventualità la Roma si trovasse costretta a cedere Alison per una cifra importante, perché la manifestazione di volontà del giocatore sia stata espressa in questo senso, se il primo nome, ove mai fossi costretto a sostituire Alison, resta Ariola. Prima di tutto, la volontà di vendere a Alison dipende da Roma. Sì. La volontà dipende da Roma. Che valuta sempre quello che arriva e decide, prima di tutto, per il bene della Roma. Io non voglio parlare di sostituti perché penso ancora che Alison non è uscito, rimane qui. Sì, arriva il momento, ci pensiamo, ma no. Adesso non voglio pensare in altre cose che lo stesso che ho detto il giorno ultimo. Lui adesso è a riposo e aspettiamo a Stati Uniti. Quindi, scusa, per la deadline è quando
No, già ho detto l'altro giorno, no, non c'è, l'ho detto Angelo, credo. Tutto ha un tempo, ma sì, il 5 d'agosto alle 3 della notte, no. È diverso, ma tutto ha un tempo, evidentemente. Ma leggendo stampa penso che forse quando esco da qui ho 3 o 4 chiamate dell'Inghilterra, della Spagna, anche dei tedeschi. Così, quando avete ascoltato tedeschi, pensate, faccio un po' di distrazione. Dottore, in chiusura una curiosità, e volevo sapere se era possibile avere qualche chiarimento sulla situazione di Gerson, se prevede al momento una sua possibile partenza e nel caso dovesse rimanere, invece, cosa serve al ragazzo per potersi rivalorizzare in un centrocampo che prevede già molte mezzali, come lei anche prima sottolineava? La fiducia della società in Gerson è al 100%, ma anche forse abbiamo pensato che per la sua crescita la possibilità di giocare tante partite di fila gli manca. E qui veramente per la competenza che ha è difficile. Stiamo lavorando con il ragazzo, parlando con lui per trovare la strada più giusta per il suo percorso, ma sempre pensando che è un giocatore forte.